Ciao Simone. Perché siete qui? Li avete trovati o no? Niente da fare. Abbiamo cercato ovunque. E che aspettate? Andate a cercarli. Finché non li trovate, non dovete venire qui. E perché ti rilassi mentre noi li cerchiamo? Vieni fuori e asciugati. Dai, prendi qui. Sì, non siamo tuoi servi. Dai, forza, andiamo a cercarli insieme. Ah, quanto siete deboli. Max, ma che cosa ha oggi? Non lo so proprio. Forse Diana non l'ha ancora perdonato. Ma quanto siete deboli? Ditemi, non fate niente senza di me? Simo, ma loro non vogliono fare i bagnini. Sì, gli abbiamo detto che li avremmo addestrati e che sarebbero stati bagnini al campo. Ma non è servito. Gli abbiamo detto che dovevano salvare tutti quelli che non sapevano nuotare e sono scappati. Siete proprio stupidi. Dovevate dire loro che avrebbero preso le ragazze dalla piscina e non che avrebbero fatto i bagnini. Sarebbero stati d'accordo. Sì, è vero, non ci abbiamo pensato. Simo, non siamo intelligenti come te. Forza, andiamo a cercarli e addestriamoli. Sapete, raga, io non voglio fare il bagnino. E poi io non so nuotare. Tranquillo, ci siamo nascosti bene. Non ci troveranno. Ok, ma di chi sono queste mutandine? Non mi interessa di chi sono le mutandine. Facciamo un gioco. Indovina quali sono quelle di Diana. Ma come faccio a saperlo, scusa? Secondo me queste sono di Mary. Ma no, secondo me sono di Diana. Secondo me sono tutte delle cheerleader. Rosa, blu, verdi, guardate qua. Ragazzi, non fate chiasso, altrimenti ci troveranno. Se le mutande di Julia e Mary fossero appese qui, nessuno ci troverebbe. C'è così tanto sole oggi e non ho preso nemmeno il cappello. Art, ecco un bel cappello per te. Oh, che forte, fortissimo. Ragazze, finalmente avremo i nostri costumi da bagno, saranno perfetti. Wow, forte! Saranno un po' imbottiti, vero? Beh, certo che un po' lo saranno, Giada, sono fatti a mano. Oh, amiche, ragazze, beh, non lo so, indossare i costumi da bagno al campo sarà un po' imbarazzante, tutti ci fisseranno. Laila, siamo cheerleader, lascia che ci fissino. Forza, andiamo, ora vi faccio vedere, sono così fighi. Wow! Wow, sono molto appariscenti, sì, sono bellissimi. Diana, li amo. Sono costumi perfetti? Sì, guarda che belli, sono perfetti. Ragazze, meno male che ci sono delle coppe dentro, eh. Beh, certo, li ho ordinati apposta, altrimenti non ci sarebbero stati così bene. Invece saremo assolutamente perfette. Ragazze, non vedo l'ora di provarli. Posso solo immaginare la reazione di Bruno. Il costume è bellissimo. Giada, immagina quella di Max. Lui dirà in ogni modo, Laila, sei la più bella di tutti. Diana, a proposito, hai fatto pace con Simone? No, ragazze, non ho fatto pace con Simone. Come potrei fare pace con lui? Ieri era così carino con Eva. Diana, Simone ha fatto così. Sono così fortunata con Max. Lui non guarda nemmeno le altre. Anche Bruno non guarda nessuna. Guarda solo me, che sono la più bella. Sì, ragazze, sembra che abbiate più fortuna di me con i ragazzi. E ora andiamo a cambiarci per... Andiamo! Sì, costumi! Yuhu! Eva... Perché ci segui come un fantasma? Sì, siamo venute per il picnic e lei è venuta per il picnic. Eva, metti quel tuo asciugamano lontano da noi. Sentitemi bene, anch'io ho pagato il campo, va bene? Quindi mi metto dove mi pare a riposare. Avete capito, brutte mucche? Hai sentito la signora col cappello? Ma di chi stai parlando? Wow, Gigi, e questo lessico? La zanzara col cappello? Sì, ho un cappello, allora, e voi invece siete tre mucche e non avete gusto? L'avete sentita? Ci ha chiamato mucche? Sì, mi fa incazzare così tanto, piccola, magra e cattiva. Anch'io sono piccola, ma non sono cattiva. Senti, chiudi quella bocca, ok? Mi sta riposando. Wow, è davvero prepotente. Ah, ieri con le cheerleader questo coraggio non ce l'aveva. Sì, Cuculo l'ha lasciata e lei è corsa da Simone. Senti, mi occuperò io stessa delle cheerleader e non ho bisogno di Simone, è solo il mio ex. Cavolo, Bruno, non sono qui, guarda! Non ci credo, e dove si sono nascosti? Non è possibile! Hanno deciso di giocare a nascondino con me? Te l'abbiamo detto che non riuscivamo a trovarli! Quindi questo vuol dire che non avremo bagnini al campo! Ragazzi, penso di sapere dove trovarli! E dove, dici? Abbiamo cercato ovunque! Conosco un posto! Andiamo! Dove li cerchiamo? Dai, Bruno, altrimenti comincerà a gridare. Ragazzi, non guardate sotto agli alberi. Ora vedrete dove si nascondono i perdenti. Oggi non ho ancora visto Giada. Al diavolo i bagnini. Anche io non ho visto Laila. Ma le vedremo, tranquillo. Ehi, sono stufo che parliate delle vostre ragazze.
Non possiamo parlare delle nostre ragazze adesso. Lui e Diana hanno avuto un litigio e ora tutti dovrebbero sentirsi male. Voi pensate solo all'amore e ai baci, ma non pensate ai bagnini. Questi bagnini causano un po' troppi problemi. Non sarà facile trovare questi bagnini. E se le vostre Giada e Laila cadranno in piscina, chi le salverà? Dai, ditemelo un po', forza. Noi lo faremo. Ma se siete solo una delusione. Andiamo. Ragazzi, io ho un sacco di fame. E io ho sete. E io voglio andare in bagno. Forse è meglio andare. Ehi, pazzo, sai che ci faranno i cestisti? Aspettiamo che le cheerleader ci trovino. Ecco la bandiera. Art, alza di più. Le cheerleader riconosceranno le mutande e verranno qui. Raga, io penso solo che siamo dei perdenti. È così difficile essere cool. Ma noi siamo cool, è il camp che non è nostro. Non stabiliamo noi le regole. Torniamo a casa e ci ricorderemo di quanto siamo fichi. Guardate lì. E quello cos'è? È una bandiera rosa. Bruno, quelle sono mutande da cheerleaders. Cheerleaders, forza, andiamo. Vieni a vederle. Ragazzi, ci hanno trovato! La bandiera ci ha salvato! Art, ma sei scemo? Sono i cestisti! E noi siamo qui ad aspettare loro! Bravi che siamo! Meno male che avevo il cappello, altrimenti mi sarei preso un'insolazione! Ragazzi, se non mi ascoltate, diventerete degli stupidi perdenti come loro! Forza, fate una foto! Non siamo perdenti! Bene, ora faccio una foto! Non farlo! No, non farlo! Forza, alzatevi in fretta! Dovete fare i bagnini adesso! Se i pantaloni di Mary fossero stati qui, non ci avrebbero trovato! Andiamo, ormai è tardi! Ora qui al campo sarete dei grandi bagnini. Non riposerete mai e poi mai. E dovrete soccorrere. Ma chi salveremo? Quelli che non sanno nuotare. Ah, ok. Ma guardate Giada! Laila è la migliore! Diana è la migliore! È ora di fare pace! Cheerleaders, ho trovato delle mutande! Sono vostre? Tornerò a casa e diventerò così figo che riconquisterò Diana! Sì, ma tu non conquisterai proprio nessuno! Kev, che razza di amico sei? Non mi sostieni? Sapete, sono così luminose che mi abbagliano! Non capisco, ragazzi, abbiamo qualcosa sulla fronte per caso? Che state guardando, eh? Max, porta via questi perdenti, non c'è bisogno che mi fissino. Ma sì, certo, stiamo portando i perdenti ad allenarsi. Esatto, saranno i nostri bagnini. Che state aspettando, forza? Sì, certo, arriviamo subito. Diana, ti salverò. Tu salverai le altre. Diana sarà salvata solo da me. Piccola, arrivo. Sì, Simone, io e te parleremo. Diana, vuoi fare pace con lui? No, voglio parlare con lui della nostra rottura. Perdenti, la cosa più importante per un bagnino è l'osservazione. Dovete guardare così. E quando qualcuno si tuffa in piscina, bisogna essere pronti. Se vedete qualcuno che nuota, indossate immediatamente gli occhiali. Bella lì! E se non abbiamo gli occhiali, che facciamo? E se invece guardiamo dall'altra parte? Vuol dire che non sei un vero bagnino, è ovvio. Ma la regola più importante del soccorritore è che non deve guardare le belle ragazze. Così capirete subito chi c'è da soccorrere. Capito, sfigati? Il bagnino ha bisogno di una bandiera. Il bagnino non ne ha bisogno, Ark. Cavolo, mi sono messo nei guai. Mi diranno di salvare qualcuno e io non ne sono capace. Ragazzi, avete sentito? Sì, la loro scuola per bagnini fa schifo. Sì, ragazze, dobbiamo fare un allenamento. Stop! Dove sono le nostre perdenti? Stanno facendo un picnic. Allora, ragazze, andiamo a prenderle, è davvero troppo? Sì, andiamo! Sì, andiamo avanti! Allora, possiamo salvare qualcuno? No, dovete allenarvi! Diana, posso parlarti? No, Simone, lasciami andare. Non ti lascerò finché non parleremo. Lasciami andare, non voglio parlare con te. No, Diana, noi due parleremo. Simone? Ehi, Simone, perché la tocchi così? Ascolta, Simone, perché non torni a toccare i capelli di Eva? Sono stufo di voi, ce la caveremo da soli. Senti, Simone, queste sono le mie amiche, si preoccupano per me, quindi lasciale in pace. Hai sentito, Simone? Siamo qui.
Allora, Simone, ti ascoltiamo con attenzione. Sentite, Eva è entrata e ha pianto perché Cuculo l'ha lasciata. Ha cominciato a lamentarsi con me e io l'ho calmata. Ok, e quindi, Simone, se adesso comincio a piangere io, mi consolerai? E a me? Sai, se ami molto qualcuno, non calmi le altre ragazze, non le guardi nemmeno le altre ragazze. Ok, Simone, parleremo stasera perché adesso ho una sessione di allenamento e devo andare. Posso baciarti? Ok, baciami. Diana! Non avresti dovuto farlo! Sì, ho notato che perdoniamo un po' troppo chi si comporta male con noi. Ok, ragazze, ora andiamo ad allenarci. Avanti, andiamo, è tardi. Sì, andiamo. Ciao, Diana, stasera! Perché siete in piedi e sfigati? Immergetevi! Immersione! Ragazze, non capisco perché siete tutte sedute qui. Allora, oh, Eva, nessuno ti parla, eh? Visto che avete saltato l'allenamento, il prossimo sarà molto duro. Alzatevi in piedi, avanti. Fate come vi pare, non mi interessa. Diana, al posto tuo l'avremmo già cacciata via. Perché lei invece è ancora qui? Sì, prima Cuculo, poi Simone. Il prossimo chi sarà? Forse Bruno o Max? Ehi, Giorgia, chiudi quella bocca perché Patrick sarà il prossimo. Sì, Eva, perché non ti metti con Patrick? Basta, ragazze, chiudete la bocca. Oggi sono di buon umore perché ho quasi fatto pace con Simone e nessuno rovinerà il mio umore. Quindi ora saremo tutte sorridenti. Diana, sono felice che tu abbia capito che non volevo uscire con Simone e mi ha solo sostenuta. Ok, ragazze, finite il vostro picnic e iniziamo l'allenamento. Oggi ci sarà una riunione e scopriremo chi ha fatto sesso con chi. Mi piace! I ragazzi saranno scioccati. Le ragazze, beh, siamo state fantastiche oggi. Abbiamo impressionato tutti con i nostri costumi, beh... Mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale e aspettate i nuovi episodi freschi. Ci vediamo, ragazzi. Ciao! 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 Dovete capire chi soccorrere. Intesi. Andiamo a casa e ricordiamoci di quanto siamo fichi. Ed è così.